Luca Cristofani a Roma, dove la nazionale juniores femminile sta preparando il torneo di qualificazione alla categoria superiore al mondiale Under 23. Una manifestazione che si svolgerà il prossimo anno e che quest'anno serve da, diciamo, esperimento, da prova per queste giovanissime che escono da un mondiale vinto a livello cadetti. Esattamente, la categoria Under 23 quest'anno si sviluppa, poi in realtà quest'anno, essendo le qualificazioni all'europeo, al mondiale è un Under 22, quindi abbiamo le 95, 96, 97 che dovrebbero essere la fascia di età interessata. Noi andremo a giocare questa manifestazione con la Juniors e con le 98-99 addirittura inseriremo 3-2000 che già stanno in organico. Da questo cosa ci aspettiamo? Di fare una buona esperienza, di cercare di trarre il massimo profitto per arrivare poi bene al nostro obiettivo principale, che è l'europeo di fine agosto. Ecco, europeo che logicamente, visto che ci stanno molte ragazze che hanno vinto il mondiale in Perù lo scorso anno, l'Italia vuole tornare a vincere. Sempre ogni manifestazione ha una storia a sé, innanzitutto bisognerà vedere con quali giocatori andiamo, se andiamo al completo oppure no, perché la differenza è importante, e poi in quel momento sapere interpretare bene la manifestazione, perché ogni volta, ad esempio, la stessa Italia per juniores che ha vinto il mondiale all'europeo pochi mesi prima era arrivata quinta, quindi la manifestazione poi va saputa interpretare e la cosa importante è arrivarci al meglio. Voi avete già fatto un bel periodo di lavoro, sì. E mi sembra anche con risultati buoni. Rispetto al gruppo che tu conoscevi già della cadetta, anche se non la guidavi te, e a qualcun'altra che viene dal Volleyroll, la tua società, per cui magari l'hai vista crescere, tu pensi che in questa squadra ci siano delle buone individualità? Sì, ho trovato veramente tante persone di prospettiva. Ci sono le 3-2000 che sono interessantissime, ma oltre a loro abbiamo ripreso una ragazza da Bergamo, Jennifer Bottini, che era un palleggiatore che era rimasto un pochino indietro rispetto alla sua età, che invece si sta rilanciando alla grande. Abbiamo talenti fisici che riescono comunque, ancora un po' di difficoltà, ma si vede che riescono a fare dei progressi enormi ed è probabilmente stanno in leggero ritardo rispetto alla loro età, ma avranno la possibilità di rientrare perché c'è ancora tutta l'estate e tutto l'anno prossimo per arrivare al mondiale poi Under 20, e specialmente l'anno disparo, cioè il 99, gente come appunto Jennifer Bottini o come Nuova Calor Silvia potrebbero recuperare quel gap che oggi le vede un po' più lontane. Un'ultima domanda proprio su queste virgolette bambine: ci sono dei talenti precoci che già si sono affacciati, sì, 2-3 anni prima, sì. Vuoi parlare con qualcuna di loro? Allora, ci sono persone molto interessanti che già hanno fatto molto molto bene, no? Come per esempio le due nostre ragazze che stanno in Nazionale Seniore, se fanno ormai tante belle cose già ad alto livello. Oltre a loro qua ci sono altre ragazze che penso che potranno seguire le orme e arrivare molto presto a dare un contributo anche loro alla Nazionale Seniores. In ogni caso bisogna stare molto attenti con le tappe evolutive. Ci sono alcune volte che è giusto accelerare, altre volte forse è meglio aspettare e dare tempo ad alcuni giocatrici di fare la giusta maturazione. Quindi non è una regola fissa, non si può decidere facciamo così punto e basta. Bisogna, secondo me, in relazione alla persona, al momento, avere delle tempistiche e dei programmi personalizzati.